Salve, oggi parliamo della cistite, una delle diciamo, infezioni che comunque più che colpiscono molto frequentemente la donna. Ovviamente quello che vedo in studio, quando mi viene una persona che dall'esame delle urine ritroviamo un'alta carica diciamo batterica, per esempio delle coli, massimamente quindi troviamo le coli, che ricordiamo che la cistite quindi risulta essere diciamo costituita da un processo infiammatorio, ovviamente dove abbiamo tra i batteri maggiormente presenti sicuramente l'Escherichia coli è quello che magari sale di più rispetto agli altri, quindi molte cistite sono da questo batterio, però ovviamente ce ne sono diversi che possono proliferare in più e quindi trovarsi in eccesso poi nell'esame delle urine. Quindi dobbiamo affrontare questo discorso in maniera sicuramente non farmacologico, perché quello che si è visto, ma sono dati che potete trovare in letteratura, che dando l'antibiotico spesso e volentieri creiamo sempre delle cistiti recidivanti fino ad arrivare a delle cistiti interstiziali, quindi a discorsi un po' più complicati. Ecco, poi la situazione si va a complicare, ma io vedo persone che mi dicono: dottore, ma io ho questa cistite che è ricorrente, si presenta più volte nell'anno, nell'arco dell'anno, e sono sempre costretto a prendere antibiotici. Questo è un atteggiamento un po' sbagliato, ma sicuramente quello che dobbiamo fare, sicuramente andiamo a ripulire l'alimentazione da zuccheri, da farine raffinate, da sicuramente mangiando meglio. Andiamo a creare un po' basificando o comunque ripristinando meglio il pH intestinale, perché è meglio dire così, è meglio un riequilibrio. Allora sicuramente andremo a gestire meglio anche questo processo infiammatorio, ma non ricorrendo immediatamente al farmaco. Sicuramente l'alimentazione deve essere ricca di frutta e verdura, di antiossidanti e comunque di altre sostanze che non sono sicuramente sostanze pro-infiammatorie. Sicuramente il telefood sensitivity sono all'ordine del giorno, anche qui da controllare se per esempio, perché ricordo, il vecchio oggi si chiamano food sensitivity, prima si chiamavano intolleranze alimentari, meglio chiamarle così, no? Cioè, quale cibo o categoria di cibo va in sovraesposizione? Molto spesso in Italia troviamo spesso glutine, lieviti e latticini, quindi la categoria maggiormente presente. Mentre in Cina troviamo riso, mais, soia, ad esempio. Quindi in ogni popolazione c'è la tendenza a consumare sempre gli stessi alimenti, e questi sono proprio la sovraesposizione, è una condizione che dà infiammazione. Quindi non esiste un cibo amico o nemico, come dico spesso, ma esiste una sovraesposizione. Quindi dobbiamo cercare di veramente non sovraesporre questo nostro cibo. Quindi, se noi riusciamo a fare così, a togliere il cibo spazzatura, quindi di bassa qualità, riusciamo a gestire bene lo stile di vita, come dico spesso, eccetera, eccetera, con magari del supporto, cioè con dei supporti che possono essere il divannosio, che si è visto essere molto utile, il cranberry, o altre, diciamo, anche l'uso di pro e prebiotici, entrambi. Allora, ecco, ripristinando un po' l'equilibrio anche, diciamo, batterico-intestinale, allora riusciamo a gestire meglio questa problematica, che curiosamente tempo fa
fame, è stato detto: ho questo problema, il medico di base era pronto a mandare questa persona in un centro specialisti. Con questo concludo questo video. Se ti è piaciuto, metti un like, seguimi sul canale YouTube, sulla mia pagina Facebook e su Instagram. Ciao!